Artisti per la libertà, ovvero pezzi del muro di Berlino rivisitati da artisti di fama mondiale, da David Mack a Sol Hewitt a Edoardo Chillida. La collezione unica al mondo è andata costruendosi negli ultimi 20 anni, ora sta per essere messa all'asta a Parigi e in previsione della vendita le opere sono in mostra. Sono io che ho salvato questa collezione. Malgrado la crisi, ho comprato le opere a Londra insieme ad alcuni amici. I blocchi di cemento hanno già fatto il giro delle gallerie mondiali. La prima mostra l'abbiamo organizzata a Lione per il G7 quando era sindaco Raymond Barre e abbiamo avuto l'onore di accogliere Mikhail Gorbachev e sua moglie Raissa. Le quotazioni variano a seconda delle opere, da un minimo di 3.000 a un massimo di 300.000 euro, in totale almeno 800.000 euro. Silvestre Verger predilige gli autori russi. Quest'opera mi piace molto. Grisha Bruskin vi ha rappresentato tutto quanto è legato alla censura dell'informazione. Ed ecco un altro immenso artista russo, Eric Bulatov, che sempre nel 1990 ha dipinto questo stop. Per lui ovviamente la caduta del muro apriva una prospettiva. Questo stop in realtà è il contrario di uno stop. Fra gli artisti che hanno lavorato ai frammenti del muro c'è lo statunitense Adam Steiner. Steiner è presente a Parigi col suo muro imprigionato nel metallo e intitolato Il vaso di Pandora, come a sottolineare che il crollo del muro ha liberato le energie che poi hanno portato alla fine del blocco sovietico. Il muro per me rappresenta qualcosa di molto negativo, per questo ho pensato di metterlo in una scatola. La collezione andrà all'asta giovedì nei locali del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale della capitale francese. Le 48 opere sono vendute individualmente, ma saranno privilegiate le offerte per l'intera collezione, ciò che permetterebbe di non disperdere questo patrimonio unico al mondo. Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.